facendo? E cioè, ma tu l'undicesimo comandamento non lo conosci. Ma è una cosa, non si fa mai fatti suoi. Alidana, allevati. Per piacere. No, qua, guarda, me, che stiamo facendo lo spettacolo e dai, bisogna venire con l'aspirapolvere, mo se viene con questa cosa. Oh, che cos'è sta cosa? Io devo stendere qua. Devo stendere. Qui devi stendere. E per forza, queste robe mi servono domani, capi o no? E domani mo finiamo lo spettacolo e poi vai a stendere fuori. Qual è il problema? Mi servono per domani qua, i riflettori più forti e dove metti dopo picciare. Metti su, così. Non è possibile, per piacere, se ne vada, per piacere. Senti, se non mi fai stendere, mo ti do uno zoom io, che ti stendo a te, un po' di educazione innanzitutto, cerchiamo di rispettare i ruoli. Ma tu guarda, per favore, bloccate l'uscita, l'entrata, non è possibile, per piacere, se ne vada. Me ne devo andare. E se ne vada, poi ci pensiamo io, poi parlo io con il suo titolare. Senti, se io fosse tua madre, sì, quando ammazzato, ma quando ammazzato. Ma per piacere, ma guarda, è assurdo. C'è qualcuno? Per favore, senta, scusi, per favore, può spostare sto coso qua? E dai! Per favore! Dobbiamo fare la pubblicità, per favore, se lo può spostare, gentilmente, che cosa le devo dire? Che vuole, paura. Pubblicità. Grazie. Sono contento perché in prima fila ce l'abbiamo fatta e anche questa è una grossa soddisfazione. Non so se vi ricordate, per coloro che hanno seguito la prima puntata a Matera, c'era una persona depressa. Una persona depressa, la cosa che mi ha colpito quando ho chiesto da quando era depressa, mi ha detto che era depressa, è diventato poi in seguito depresso, e da quando era iniziato il nostro spettacolo. E io mi ha incuriosito questa cosa, l'ho invitato anche qui a Mesagne e siede là in prima fila. Buonasera. Io sono contento che lei sia tornato, che abbia accettato l'invito, è vero? L'hanno riconosciuta in questa settimana? Diciamo la verità, eh? Nessuno. Come nessuno? Sì, perché l'altra volta ero così agitato, no? L'adrenalina proprio, che quando tornai alla clinica, il dottore mi vide agitato, mi ha fatto la puntura e ho dormito per una settimana. Sì, infatti c'era proprio questa sua euforia che ha trasmesso. Come a ora tutti. Sono proprio. E non mi ha riconosciuto nessuno. Ah. Mentre invece a lei l'hanno riconosciuto tutti. A me mi hanno riconosciuto. Sì. Voglio dire, anche forse sarà stato anche per il fatto che mi hanno visto a Mudù, poi mi hanno visto stasera con Uccio. Non c'è Mudù, no, l'hanno riconosciuto perché l'hanno visto l'ultima volta che lei è stata ricoverata a Neuro. E stanno. Sono tutti. Forse si sta sbagliando. Io. No, è lui che fate l'applauso. Io non sono mai stato ricoverato, quindi non vedo. No, sicuro? No. Sicurissimo. Guarda, che ore sono le 9? Beh, le do tempo. Maspo può essere buono. Due puntate e ci vedremo là a bere il Valium a Roxy Bar. Si preoccupa. Guardate che mi ricoverano, vabbè. Va bene, teniamocela. Comunque io sono convinto che lei si divertirà tantissimo. E alla fine di questa serata mi dirà che si è divertito, me lo sento. Ma guarda, sei come l'altra puntata, non credo proprio, perché l'altra puntata non è stata un granché, non è piaciuta. Lei si divertirà, oggi ballerò, ho preparato tante di quelle cose, guarda, addirittura il, non so se viene, il tip tap, che fa più o meno, ale, tu immagina. Sì, immagina. Però senza fare molto rumore, perché mi dà fastidio, il rumore, la luce, piano piano un po'. Come lo faccio, come ti sembra? Oh, qua ci vuole l'applauso, ale. Che stai facendo? Sei impazzito? Come sono impazzito? Che stai a fare? Che stai a fare? Tip top? Chi è questo? Salve. Di chi sei? Chi è lei? Ecco, io sono uno che si fa il mazzo tanda a pulire qua.
tutta la tutta la pavimentazione, mi dà fa vedere proprio piacerci, come no, no, scusa, forse qualcuno le ha detto di pulire, perché stiamo facendolo, perché dobbiamo fare lo spettacolo. Sì, vabbè, ma tu se stai facendo lo spettacolo, io so così. Ma guarda, se fosse tuo amato, quando mazzo. Lei ha pulito perché dobbiamo fare lo spettacolo. Sì, lo so, ma tu mi fai le stampe, lo vedi che mi fai le stampe, ma ti rendi conto, ho buttato la cera, ho buttato il sangue a mettere la cera, tutta la pavimentazione. E tu dai, da dove vieni? E sta facendo tutto macino. Perché il macino io devo fare lo spettacolo, devo fare, ma mi piace. Lo spettacolo piace. Vallo a fare a casa tua. Qua devi stare garbato e pulito. Esatto, tre giorni stiamo qui a fare le prove. Guarda le stampe, le stampe, le stampe. Io ti devo cuocere a te. Se fosse qua, ma quando ammazza. Ma vedi che assurdo, è assurdo. Cioè uno sta... Ce ne sono di queste cose particolari, che mentre magari uno si sta concentrando su quello che deve dire, su quello che deve fare, puff, e ti arriva una persona così all'improvviso. Vabbè, capita, capita, ma il nostro spettacolo va avanti. Lasci avanti, avanti. Levati le scarpe, levati le scarpe, mo, spezzate le gambe. Ma perché mi devo togliere le scarpe? Io devo fare lo spettacolo. Mi sono messo con le scarpe luci. Levati, amici, non ti levi lo scarpe, rimango qua in pianta stabile, così, e tu non vai proprio. Levati le scarpe, ti aiuto chi è? Levati le scarpe. Ma fai tu, aiutami, aiutami. Vabbè, va. Beh, metti questo così non mi rovini tutta la pavimentazione. Sì, è normale, regolare. Questo è un altro colore, non è che c'è. Così è. Mo me lo sono messo, dai. Vabbè, mo me lo sono messo. E uno va avanti, uno va indietro. Ci sono le persone. Da quel punto di vista sei una persona precoce. Molto si mise, mo. Non si capisce. Beh, allora. Vabbè, se ne può andare soddisfatta. Vado soddisfatta. Eh? Va bene. Se fossi tua mamma, quando mazzo, tassa, tassa.